modo va bisogno di 24 ore. No, innanzitutto noi pensiamo di dedicare qualche contributo alla nostra regione, per cui partiremo con riprese o documentari o riprese dedicate al territorio con obiettivi particolari. E poi in seguito cercare di portarla a una cosa quotidiana, per cui trasformare quelli che oggi sono i nostri contenuti dalle teorie di Darwin ai programmi interni direttamente in 3D. Posso aggiungere una cosa, inventandomi professionista della comunicazione? Il fatto che una televisione locale, ma non voglio che la parola locale venga interpretata in maniera riduttiva, ad esempio vada in giro a trasmettere degli eventi locali, diventa una cosa fondamentale, perché ad esempio la partita di pallone elastico, Alba contro Cuneo, sul territorio nazionale non ha l'impatto mediatico che può avere invece Piemonte. Quindi che una trasmissione, una televisione locale, trasmetta in Piemonte, come c'è il pallone elastico è una tradizione, o la corsa degli asini di Alba, eccetera, diventa come il Palio di Siena. Cioè, io credo che nella vita per fare le cose bene bisogna anche essere fortunati. Questa idea di cominciare a trasmettere il 3D con una locale è un'idea fortunata, perché con poche risorse, non c'è bisogno di andare a Cape Canaveral a riprendere il lancio dello shuttle, si riesce a dare l'informazione alla propria audience di fattori, di contenuti che altrimenti non avrebbe, perché le televisioni nazionali non possono segmentare in 19 regioni, quante sono le regioni, le informazioni che sono tutto sommato importanti per la regione. Questo è un progetto che io ho sostenuto con forza, la regione ha sostenuto con forza, in quanto assessore delegato all'innovazione avevo subito capito che questo era un progetto che permetteva di mettere insieme, di far collaborare la parte pubblica con aziende private, una nostra società importante come quella del CSP, per un progetto di innovazione immediatamente applicabile, d'avanguardia, in un territorio che in passato ha recitato una parte da protagonista, no? Nel settore della televisione, e quindi insomma nel momento in cui mi è stato raccontato anche per la credibilità degli attori, dei protagonisti, non ho esitato a convincere insomma il governatore e la giunta ad appoggiarlo. In passato non tutte le ciambelle diciamo sono riuscite col buco, per quel che ho visto. Mi pare che invece questo sia un progetto che risponda ad una logica anche di partecipazione della parte pubblica in funzione di acceleratore dell'innovazione. E quando ci sono gli imprenditori di mezzo e si parla di innovazione, spesso il coinvolgimento della parte pubblica è più da ostacolo che non diciamo da aiuto. Invece se si sanno calibrare gli interventi, la parte pubblica può dare un grosso aiuto. Ecco, noi insomma credo che in questo caso siamo riusciti ad avere la sensibilità anche grazie agli interlocutori per fare un intervento di accelerazione, di sostegno, e insomma poi questa è una tematica che è molto attuale. E poi come dicevo prima mentre facevo una chiacchierata con i giornalisti, è un progetto che oltre ad avere un alto contenuto innovativo semplifica anche la vita dei cittadini, no? Perché credo che si possa dire questo. E per cui insomma tutti gli ingredienti oggi sono buoni, io sono contento perché veramente questo è un progetto fatto in tempi brevi e di grandissima qualità. Non è facile trovare progetti così strutturati dal punto di vista della qualità, per cui insomma non ci siamo fatti scappare l'occasione.